Dottore Castelli, lei è stato in diversi commissariati, conosce bene questo territorio, il territorio della provincia di Agrigento, adesso conoscerà anche Canicattì. Con quali propositi si insedia oggi qui in questo commissariato? In effetti ho diretto, questo è il terzo commissariato che dirigo, sono quasi 15 anni che dirigo commissariati. Devo essere sincero, questa dei 5 commissariati della Questura di Agrigento è la realtà che conosco di meno, però la conosco, ho avuto modo di conoscerla. È una, so che è un bel commissariato e cercheremo di lavorare per il bene di questa collettività, e a tal fine credo che sia il caso anche di lanciare un messaggio a tutta la popolazione, alla società civile, tanta brava gente che c'è in questa bella cittadina, perché desidero che ci sia un riscatto, un risveglio anche delle coscienze, non che non ci sia stato in passato, ma voglio che ci sia un momento di slancio in un momento di difficoltà che so essere presente nella comunità canicattinese. Quindi invito tutti, sia noi come Polizia di Stato, faremo certamente la nostra parte per il bene di questa collettività, ma invito tutti e anche i cittadini a collaborare per il bene comune. Sono tanti i settori in cui interviene la polizia, naturalmente quello che a voi interessa è essere vicini alla gente e che il commissariato possa diventare un luogo anche di incontro e di confronto con i cittadini, anche per prevenire soprattutto i reati. Assolutamente, la Polizia di Stato e il commissariato come presidio del locale, come presidio, deve essere assolutamente vicino, e anzi invito tutti i cittadini a vederci come amici piuttosto che come qualcosa che non è amico. E noi siamo al servizio del cittadino a 360 gradi, e il mio ufficio sarà aperto H24 per tutte le stanze che i cittadini vorranno effettuare. E faremo di tutto per cercare di dare di dare un segnale ben deciso a chi non segue i canoni di legge. Su questo sarò assolutamente, non arretrerò di un passo. Ecco, per quanto riguarda invece l'organico, dottore, lei ha un organico a disposizione che è sottoridimensionato, insomma, ha chiesto, ci saranno anche degli innesti, insomma, si cercherà di intervenire in questo senso, magari con l'aiuto anche delle istituzioni presenti? Beh, sull'organico ancora è presto per fare analisi, sono pochi giorni che dirigo il commissariato e insomma sto cercando di vedere quali sono le criticità, su questo mi riservo. È chiaro che tutta la pubblica amministrazione sta vivendo un momento di difficoltà, perché manca il turnover, perché ci sono pochi innesti, quelli che siamo certamente daremo il massimo, ecco, su questo sono certo.